veramente. Ti può servire? Buongiorno a tutti e buon anno nuovo, buon 2014 dallo stadio Pietro Fortunati di Pavia, l'inquadratura del nostro Claudio Costa con i tifosi biancorossi al seguito, valutabili in 60-70 unità in questo stadio piccolo, raccolto tutto il coperto, che ha una sua dignità, diciamo. Il Vicenza comincia il girone di ritorno e comincia l'anno nuovo con questa trasferta con il Pavia penultimo in classifica, 11 punti per la formazione allenata da mister Marco Veronese. Abbiamo già le formazioni delle squadre che entreranno in campo fra pochi minuti e potrete assistere, come di consueto quando ci sono le trasferte, alla cronaca diretta della partita, una grande esclusiva di TVA che siamo ben felici di proporvi ogni 15 giorni. Dopo questa mini sosta, allora, il Vicenza torna in campo in pieno mercato contro il Pavia per dare altri punti importanti alla propria classifica. Il Vicenza è a quota 22, 26 conquistati sul campo, e continua la rincorsa verso le posizioni alte della classifica, adesso che un po' tutti nella dirigenza sono usciti allo scoperto dicendo l'obiettivo quest'anno è assolutamente quello di cercare di arrivare alla promozione diretta. Sapete, va su solo la prima classificata o dopo i playoff, e il mercato probabilmente servirà anche a rinforzare queste convinzioni, oltre che ovviamente a rinforzare la squadra di conseguenza. Le formazioni delle squadre, andiamo a vederle nel Pavia. L'11 messo in campo da Marco Veronese è il seguente: Facchin, Zanini, Tomi, De Geri, Reato, Sorbo, Redaelli, Bracchi, Romero, Manzoni, Carraro. In panchina Rossi, Ungaro, Ranieri, Calvetti, Putignano, Speziale e De Vita. Il Vicenza di Giovanni Lopez schiera Ravaglia, Elasni, Delia, Castiglia, Marchiori, Camisa, Mustacchio, Jadid, Tiribocchi, Giacomelli, Tulli. In panchina Alfonso, Gianni, Cinelli, Palma, Sbrissa, Filippi e Maritato. Quindi Lopez sceglie lo schieramento con quattro difensori, e Lasni giocherà a destra, Delia a sinistra. I due centrali sono Marchiori e Camisa, davanti alla difesa Jadid e Castiglia, poi c'è un tridente formato da Mustacchio, Giacomelli e Tulli, alle spalle dell'unica punta Tiribocchi. Questa dovrebbe essere la lettura della formazione biancorossa. Per quanto riguarda il Pavia, intanto i 22 accompagnati dalla terna arbitrale stanno entrando in campo, arbitro che il signor Andrea Monreale di Roma, coadiuvato da Semperboni di Bergamo e Secchi di Sassari. Dicevo, il Pavia deve rinunciare all'indisponibile bomber, chiamiamolo così, De Cenco, bomber perché ha realizzato 4 reti. Nel Vicenza i giocatori che hanno più gol sono in 3 ad aver realizzato 3 reti, ovvero Mustacchio, Giacomelli e Tiribocchi. Tutti e 3 partono nell'11 titolare. La stretta di mano tra il capitano del Vicenza Tiribocchi e quello del Pavia Tomi, mentre con le immagini della nostra regia mobile diretta da Lorenzo Sattin e con il cameraman, ve l'ho già citato, Claudio Costa, andiamo a scorgere l'espressione di Giovanni Lopez, che entra sul terreno di gioco con un elegante maglione con scollo a V e cravatta sopra il piumino. Questo per i dati di costume, non c'è una grandissima affluenza di pubblico, non credo che si arrivi alle 1000 unità, ma noi quello che importa è quello che succede in campo, e sta per cominciare la partita tra Pavia e Vicenza. Tutto è pronto allora per goderci quest'ora e mezza con possibile
e probabile recupero sugli schermi di TY. Il Pavia alla sinistra, rivolti teleschermi in completa divisa nera, sarà il Pavia a battere il calcio d'inizio. Non piove per il momento qui a Pavia, è piovuto fino a pochi minuti fa, adesso il maltempo ha dato una tregua agli spettatori, ai giocatori, ovvio che il terreno comunque risenta, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo tastato prima, non è il massimo questo terreno che ha assorbito molta acqua ed è diventato abbastanza fangoso. Tutto è pronto per il fischio d'inizio dell'arbitro Monreale di Roma, fischietto alla bocca e Pavia pronto a dare il calcio d'avvio, partiti in questo istante con il Pavia che gestisce il primo pallone della partita con De Geri che calcia in avanti, subito il Vicenza a riconquistarlo con Elasni che alza un campanile. Beh, l'ho detto in apertura, forse non ce n'è nemmeno bisogno di ripeterlo, Vicenza viene qui per prendersi 3 punti contro la penultima dopo aver liquidato con fatica la pratica San Marino, oggi altri 3 punti aspettando anche i risultati che arrivano dagli altri campi dove ci sono parecchi scontri interessanti, occhio perché il Vicenza in fase difensiva adesso deve coprire con Camisa che di testa appoggia su Elasni. Dicevo, le partite più interessanti di oggi sono Provercelli Lumezzane, ma sicuramente il big match è Como Entella. Qui al mio fianco c'è Franco Lagamma per aggiornarmi su tutti gli sviluppi di questa prima giornata del girone di ritorno. Entriamo in cronaca diretta con Redaelli che tocca all'indietro in direzione di Reato, gestisce il pallone, il numero 5 lo calcia in avanti per il colpo di testa trovato da Romero che riesce solo ad allungare la traiettoria della sfera, il Vicenza che può tornare in possesso palla proprio sotto la nostra postazione con Castiglia, pallone per Giacomelli oltre la linea mediana del campo, Giacomelli cerca la sventagliata, è un pallone ottimo per Mustacchio, il controllo a seguire di Mustacchio, lo rimette verso il centro con il petto in calcio d'angolo Tomi, bello il lancio di Giacomelli, bello anche lo stop di Mustacchio, è arrivato il cross, l'inquadratura per il numero 7 del Vicenza, Mattia Mustacchio, e corner numero 1 per la squadra biancorossa che prova fin da queste primissime fasi, siamo al secondo minuto, a cercare la via della porta, difesa da Facchin, corner per i biancorossi, grappolo di giocatori, vedete si formano le coppie in area di rigore, ecco il cross, può saltare Tiribocchi in anticipo, va a colpire Redaelli, parte il contropiede pericoloso del Pavia con la retroguardia vicentina un po' scoperta, Carraro prova a gettare il pallone ancora in avanti e vi riesce in direzione di Manzoni, termina a terra e subisce il fallo proprio da Mustacchio, il calcio di punizione per il fallo sul numero 10 del Pavia, Alessio Manzoni, il fantasista della squadra, posto dietro alle due punte che sono Romero e Carraro. Calcio di punizione allora in favore del Pavia che ha provato la ripartenza dopo il calcio d'angolo non sfruttato dal Vicenza. La battuta va a Tomi che poi lascia l'esecuzione all'altro mancino, ovvero Federico Carraro, ci va col destro Carraro a battere la punizione, ecco la punizione di Carraro diretta verso la porta, c'è il fuorigioco da parte di Sorbo, segnalazione del guardalinea e punizione in favore dei biancorossi, si fanno sentire anche i tifosi del Pavia che sono arrivati adesso in curva, sono un gruppo molto più sparuto del gruppo biancorosso, il lancio in avanti verso Mustacchio, uscita di Facchina a controllare la sfera, l'ultimo precedente tra Pavia e Vicenza fu uno 0-0 del 90-91 con Lopez e il suo vice praticò che erano in campo a giocare. Questo per le statistiche, intanto colpo di testa di Camisa, Giacomelli trattenuto ripetutamente da De Geri, alla fine l'arbitro comanda il calcio di punizione, occhiataccia verso De Geri e non ci sono provvedimenti disciplinari, si riparte da Delia, Tulli, pallone per Castiglia, Castiglia cerca Tiribocchi, controlla con il petto, cerca l'appoggio
su Giacomelli, capisce tutto Bracchi e fa ripartire l'azione del Pavia con un corridoio che si apre verso Carraro, la chiusura tempestiva di Camisa che addirittura riesce a salvare con un bella scivolata il fallo laterale a dare il via all'azione di contrattacco del Vicenza. Giacomelli verso Tiribocchi, pallone sporcato, Tulli va a riprenderselo, Tulli, conclusione di Tulli al quarto minuto e 20 secondi, pallone di poco alto sopra la trasversale, bella azione di Tulli che è andato a riconquistarsi un pallone togliendolo dal petto di Zanini, poi è andato con il sinistro, il rimbalzo l'ha anche favorito, pallone, andiamo proprio a rivederlo in questo istante, pallone che sembra nella disponibilità di Zanini, Tulli glielo va a togliere molto bene, poi lo trattiene anche Zanini, pallone calciato con il sinistro di prima intenzione, sfera che sorvola la traversa di 50 centimetri. Siamo tornati in diretta con Shadid che allarga il gioco per Mustacchio, un inizio buono del Vicenza che sicuramente lascia ben sperare per il proseguo della gara. Elasni, Vicenza che è subito diventato padrone del campo, palla lunga su Tiribocchi, l'appoggio per Mustacchio, cross verso il centro ancora per Tiribocchi, in difficoltà riesce a chiudere con il destro, sorbo fa ripartire il Pavia, ma come vedete la palla resta saldamente nei piedi del Vicenza con Castiglia, largo su Delia. Delia ancora centrale su Castiglia, le marcature del Pavia non sembrano particolarmente rigide, lascia giocare la formazione di Veronese, adesso Giacomelli fermato da De Geri che realizzò il gol del provvisorio vantaggio del Pavia all'andata, poi il Vicenza vinse per 2-1. Elasdi, Castiglia, l'appoggio tutto di prima per Jadid, Jadid per Giacomelli, ai 20 metri Giacomelli prova il sinistro, conclusione che gli resta strozzata sul piede con cui ha provato la conclusione, sfera che se ne termina fuori, l'inquadratura per Stefano Giacomelli, come detto in apertura di cronaca 3 gol per lui quest'anno, oggi schierato proprio vicino alle spalle di Tiribocchi, Tiribocchi che in questo inizio di gara, l'avete visto, sta cercando di agire molto di sponda per i compagni che arrivano da dietro, Castiglia di testa, Giacomelli ammortizza il pallone, lo mette a terra e cerca ancora Mustacchio in fascia, Mustacchio lascia rimbalzare il pallone, è affrontato da Tomi, ancora Mustacchio con il sinistro, poi con il destro cerca il pertugio per effettuare il cross, va a far carambolare il pallone addosso al numero 3 avversario, guadagna una rimessa in gioco in posizione avanzata affidata a Elasdi, Giacomelli ancora all'indietro per Elasdi, Elasdi guadagna il fondo, cerca di prendersi la fascia e alla fine guadagna un prezioso calcio d'angolo che è il secondo della partita con un Vicenza in costante proiezione offensiva, adesso che se ne sono andati esattamente 7 minuti di gioco, il punteggio resta di 0-0, ma è un buon inizio quello del Vicenza qui allo stadio Fortunati di Pavia, il corner affidato come di consueto a Jadid, 6 del Vicenza in area, cross di Jadid, ci stava per arrivare Camisa, grappolo di giocatori, c'è anche Marchiori, va alla conclusione Castiglia, l'arbitro ferma, comanda il calcio di punizione probabilmente per il fallo più di Marchiori che di Castiglia, che aveva, Marchiori che aveva trattenuto un avversario, ma ancora una volta panico nell'area del Pavia con Camisa che è stato davvero a pochi centimetri dal poter colpire il pallone sotto misura, punizione in favore della squadra di casa affidata al portiere Davide Facchin, sfera calciata lunga a cercare la spizzata dell'altissimo Romero, colpo di testa di Camisa a chiudere, poi De Geri, Castiglia ancora per Giacomelli, comodo sulla fascia sinistra Tulli, lo serve, si sovrappone Delia, porta via l'uomo a Tulli, adesso Tulli serve Delia, scala subito in chiusura Zanini, il Vicenza ricomincia centralmente, Jadid, Tiribocchi quasi al limite dell'area, prova a girarsi Tiribocchi, preferisce l'appoggio largo su Elasdi, in forza il Vicenza prova ad attaccare, cross di Mustacchio interessante al centro dell'area, l'uscita di Facchin con Tiribocchi che ha provato ad andare al salto, andare ad anticipare l'uscita del portiere, un buon cross di Mustacchio che dà continuità all'azione offensiva del Vicenza, il lancio lungo non ci arriva Romero, ci arriva con calma Marchiori, allarga il gioco su Tulli e riparte l'azione del Vicenza, quello che sta diventando un monologo biancorosso in campo in questi primi 9 minuti di gara, Jadid allarga su Elasdi, poi Mustacchio, Giacomelli,
Palla a terra per il Vicenza, nonostante le insidie del terreno, che comunque sembra reggere bene per il momento. Il Vicenza riesce a far valere per il momento il suo maggior tasso tecnico. Da Shadid all'indietro per Camisa, con l'azione che ricomincia dalla tre quarti biancorossa. Shadid con il sinistro, palla lunga, non segue Tiribocchi, non segue nemmeno Mustacchio. Allora Shadid si spiega con i suoi compagni, va a recuperare il pallone Tomi, lo lancia in direzione di Manzoni, palla lunga per Romero e rimessa laterale che sta ancora una volta in favore del Vicenza. Pavia che fa fatica oggettivamente a mettere il naso fuori dalla propria metà campo. Adesso una finezza di Mustacchio non raccolta da Tiribocchi, palla lunga, ma nella metà campo biancorossa ci sono solo le maglie del Lanerossi, con Elasdi che rischia un po' cedendo a Camisa. Sale adesso il Pavia, il Vicenza si disimpegna cercando sulla fascia sinistra Delia. Tulli di prima intenzione su Giacomelli, ancora per Tulli, tutto uno scambio di prima per il Vicenza. Tiribocchi allarga gioco per Mustacchio, entra in area di rigore Mustacchio contro Tomi, ancora Mustacchio, mette verso il centro, un pallone interessante Delia, si salva Fachin, è arrivato Delia a concludere a rete. Fachin distinto, è andato a ribattere il tiro del biancorosso che adesso va alla rimessa in gioco dopo un'azione bellissima tutta di prima che si è sviluppata dalla tre quarti biancorossa ed ha portato Delia a concludere. Lo rivediamo proprio in questo rallenti mentre l'azione torna in diretta. Rivediamo Mustacchio, non ci arriva Tulli, non ci può arrivare Giacomelli, ci arriva invece Delia che fa rimbalzare il pallone. Grande intervento istintivo da parte di Facchina a respingere. Immagini di nuovo in diretta e Vicenza che fa la partita. Elasdi, Camisa alza la testa e serve Tulli, sta giocando bene la squadra di Lopez. Tulli che si libera di Zanini, entra in area Tulli, cerca la conclusione a giro, ribattuta da Reato, è ancora a terra che si sta allacciando lo scarpino Shadid. Il Pavia fa fatica davvero a costruire le proprie azioni, si sbraccia il mister veronese, ma è il Vicenza a dettare legge. Delia, Shadid dalla parte opposta a cercare Mustacchio, non riesce ad andare in chiusura Tomi, ancora Mustacchio molto sollecitato sulla fascia destra, adesso prova ad entrare in area, c'è il doppio contrasto di Tomi e di Reato, riescono i giocatori in maglia nera ad impedire a Mustacchio di proporsi in modo pericoloso. Eccolo il break del Pavia con Romero. Romero, l'appoggio per Carraro, ancora Carraro per Manzoni. Pavia in fase offensiva, Manzoni con il destro, il dribbling su Castiglia, Manzoni va al centro, ravaglia facile sul suo palo ed è la prima occasione in cui il Pavia si fa vedere nella metà campo biancorossa. Tulli adesso fanno fatica ad accompagnare i centrocampisti del Vicenza, allora Tulli prende tempo. Delia, Shadid, Castiglia largo su Mustacchio, Mustacchio per Giacomelli, scambia con Tiribocchi, Tiribocchi spostato nella posizione che è di solito di Mustacchio. Giacomelli mette verso il centro, pallone deviato, ancora corner, ancora bel Vicenza, ancora squadra biancorossa in avanti, terzo corner contro zero del Pavia. Si fanno sentire ovviamente i tifosi biancorossi che apprezzano questi primi 13 minuti di gara del Vicenza, che è subito partito con l'acceleratore premuto, soprattutto convince il tipo di gioco che propone la squadra biancorossa, sempre palla a terra, scambi brevi, passaggi a cercare sempre lo sfondamento sulle fasce, specialmente dove c'è Mustacchio, ma occhio al corner di Giacomelli, pallone che è già terminato sul fondo con la traiettoria della sfera che aveva varcato la linea di fondo, quindi si riprenderà con la rimessa di Fachin. Ecco il primo piano del portiere Fachin, classe 1987, va a rilancio lungo Fachin. Marchiori a contatto con Romero, intervento in chiusura di Shadid che forse subisce anche un calcetto da parte di Bracchi, non interviene l'arbitro, sarà rimessa laterale in favore del Pavia, rimessa affidata a Tomi. Pronto il numero 3 del Pavia con le mani lungo Elasdi,
Anticipa De Geri su Giacomelli, sfera che termina in fallo laterale, la rimessa sarà per i biancorossi. Va Elasny, per il momento Elasny non si è mostrato propenso agli sganciamenti offensivi, cosa che invece ha fatto Delia, che è andato vicinissimo al gol in una delle incursioni dei biancorossi, così come ci ha provato Tulli con una conclusione di poco alta sopra la traversa. Lopez soddisfatto davanti alla sua panchina a dirigere le operazioni del gioco, orchestrata adesso da Alessandro Camisa, poi Castiglia e Delia, ancora per Castiglia. Un po' slegato il centrocampo dall'attacco biancorosso, prova a dare profondità a Tiribocchi con un movimento senza palla, non seguito dai compagni. Allora la sfera arriva a Jadid, che dovrebbe iniziare a macinare il gioco dei biancorossi. Giacomelli, pallone che era stato toccato probabilmente con un braccio, De Geri in posizione regolare nel momento in cui lancia Romero, sfera che poi termina in tribuna. Si lamentano molto i giocatori biancorossi per un tocco di mano di Reato, l'arbitro dice che si può proseguire, poi sul filo del fuorigioco è scattato Romero, chiusura della difesa biancorossa, e Pavia che usufruisce di un'altra rimessa in gioco adesso. Zanini con le mani, Zanini a cercare Manzoni, ancora Zanini con il tacco Romero, poi il pallone ancora gestito da Romero con Redaelli, chiude Delia e mette in fallo laterale. Adesso il Pavia prova a mostrarsi pericoloso in avanti, rimessa in gioco affidata a Zanini. Siamo al sedicesimo di gioco, 0-0 tra Pavia e Vicenza. Zanini con le mani, palla lunga a cercare Carraro, ancora Zanini a contatto con Tulli, termina a terra Tulli, salva il fallo laterale Giacomelli, il lancio lungo di Delia più che altro a liberare una situazione ingarbugliata nei pressi dell'area di rigore del Vicenza, il lancio lungo di Tomi si perde in fallo laterale e Vicenza che ripartirà da Delia. Delia con le mani vicino alla bandierina del calcio d'angolo, Giacomelli di testa, Tiribocchi allarga il gioco su Mustacchio, inseguito da Tomi, ancora Mustacchio, cercano di seguire adesso i centrocampisti biancorossi sull'iniziativa di Mattia Mustacchio, all'indietro per Jadid, da questi a Elasny, rientrata tutta la retroguardia del Pavia, Castiglia chiama palla, Tulli che è molto libero sulla sinistra, Giacomelli centrale, Giacomelli ancora, avanza Giacomelli con il sinistro, prova qualcosa a metà tra un tiro e un passaggio verso Tiribocchi, alla fine arriva il quarto corner per il Vicenza e ci va Jadid, questa volta dal palo di destra della porta difesa da Fachin. Va Jadid a battere, lì vicino c'è Tulli, riceve il pallone Tulli, Tulli all'indietro per Delia che può andare al cross, invece c'è un passaggio illuminante per Tulli, esce Fachin, buono schema del Vicenza con Delia che ha cercato di cogliere in contropiede tutta la difesa, ha offerto un assist a Tulli, uscita provvidenziale per il Pavia di Fachin ad anticipare il numero 11 biancorosso. Lo vedete anche dalle immagini come il terreno presenti, larghi tratti che sono stati battuti dalla pioggia e che adesso con il gioco si sta sviluppando da quasi una ventina di minuti, siamo al 18esimo, ovviamente comincia a mostrare i segni del maltempo e della partita in corso, quindi un terreno che via via sta diventando sempre più difficile, soprattutto per la squadra che sta facendo gioco, ovvero il Vicenza, per la squadra che in questo momento, da questo primo scorcio di partita, sembra avere molta più intenzione di vincere, e sembra avere, ma questo lo si poteva sapere anche prima di entrare in campo leggendo la classifica, sembra avere, dicevo, un maggiore tasso tecnico. Lo scambio Tulli Giacomelli, ancora una volta molto prezioso, che porta Giacomelli ad affrontare Zanini, ancora Giacomelli mette il pallone al centro, non ci arriva Tulli, il pallone resta al limite dell'area di rigore, viene accompagnato da
Manzoni fuori dalla zona pericolosa per il Pavia. Pavia che fa ancora una volta molta fatica a ripartire. Iniziativa di Giacomelli sulla sinistra, ancora una volta Giacomelli, come è nelle sue caratteristiche, non dà punti di riferimento agli avversari. Svaria a destra, a sinistra. Oggi per la verità ha giocato tutta la prima parte della gara, il primo quarto d'ora, in posizione centrale proprio a ridosso di Tiribocchi. Tiribocchi che tende a spostarsi sul tridente esterno, molto sulla destra, per cercare spazi. Marchiori in chiusura su Romero. Ancora Marchiori accompagna il pallone fuori, pallone che è terminato fuori nonostante il tentativo di scatto di Carraro, e quindi rimessa per il Vicenza con il lungo centrale biancorosso, maglia numero 5 sulle spalle, che lascia l'incombenza della battuta a Elasdi. Tiribocchi appoggia di testa, appoggia però ad un avversario, e allora parte il Pavia con Carraro. Carraro che viene messo a terra proprio davanti all'area di rigore. Calcio di punizione per il Pavia. Il fallo è di Alessandro Camisa, che non protesta, con il ginocchio è andato ad impattare sulla coscia dell'avversario. Occhio, perché c'è una punizione molto pericolosa. E ricordo, all'andata fu De Geri, qui nessuno mi tacci da uccello del malaugurio, sto facendo semplicemente cronaca, De Geri molto spostato sull'out, quasi all'altezza della bandierina del corner. De Geri specialista del calcio di punizione, in effetti è lui sulla palla. C'è anche Tomi, poco più indietro c'è anche Manzoni, e sembra essere il numero 11 invece Carraro a battere. Occhio, perché Tulli si va a prendere il giallo. Ammonizione per Tulli al 21esimo. Tulli che si è mosso anzitempo, non dalla barriera ma dalla posizione di 9,15 metri regolamentare della distanza della barriera. Il calcio di punizione di Carraro aveva impattato contro il muro biancorosso composto da 5 giocatori. Adesso di nuovo De Geri, Tomi e Carraro sulla sfera. Sempre Carraro che sembra l'indiziato numero uno per la battuta. De Geri poco più indietro, fischia l'arbitro. Carraro, pallone che sorvola la traversa con l'assoluta tranquillità di Ravaglia nel battezzare la sfera fuori. E l'inquadratura va ai supporters biancorossi assiepati dietro alla porta difesa da Ravaglia, che adesso andrà al rinvio. 21-20, 0-0 al Pietro Fortunati di Pavia. Tiribocchi, Elasdi, Jadid ancora per Elasdi, lascia scorrere su Castiglia, allarga gioco per Delia, prova sbocchi sulla sinistra il Vicenza. Delia, Giacomelli cerca ancora l'1-2 con Delia, una soluzione intelligente vanificata dall'intervento di Bracchi. Bracchi che poi va in pressione su Jadid, allarga gioco per Mustacchio che punta Manzoni. Mustacchio si sovrappone Elasdi in una delle sue rarissime sgroppate offensive. Jadid ancora per Castiglia, adesso tutto il Vicenza in proiezione offensiva. Castiglia largo su Delia, Delia affrontato da Zanini, cerca il dribbling Delia, lo vince Delia ancora, pallone nel cuore dell'area di rigore per Giacomelli. Giacomelli cerca lo spazio per tirare, Giacomelli largo, lascia scorrere Mustacchio, tiro di Elasdi alto sopra la traversa, e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Verdi, servizi alle aziende, www.servizi. De Geri per un intervento con il braccio davanti all'area di rigore del Vicenza, dicevo davanti alla tre quarti campo, quindi un ammonito per parte. Dopo Tulli ammonito anche De Geri, calcio di punizione in favore dei biancorossi con Marchiori che prova a lanciare in avanti, parte Giacomelli in posizione regolare, ma l'altissimo Reato di testa riesce ad impedire che la sfera arrivi al numero 10 del Vicenza. Jadid a controllare, alza la testa con il sinistro, largo su Tulli, Tulli di prima intenzione contro il petto di Zanini, rigetta in avanti Delia a cercare Tiribocchi. È un Vicenza sicuramente molto propositivo in avanti, cerca, e l'ho detto in apertura di cronaca, sempre lo scambio di prima, cerca sempre al massimo due tocchi per il portatore di palla, poi pallone sempre tenuto basso per cercare di inserirsi nell'area di rigore della formazione di Veronese.
Adesso c'è Mustacchio che prova a trovare, a sollecitare Giacomelli. Castiglia, Jadid allarga per Delia, possesso palla nettamente superiore quello dei biancorossi, punta Zanini, Tulli lo supera, Tulli subisce anche fallo, l'arbitro lascia correre per la regola del vantaggio. Castiglia dalla parte opposta, Elasdi gira bene il pallone tra i piedi dei giocatori biancorossi. Elasdi scivola al momento del controllo, parte il contropiede del Pavia orchestrato da Manzoni. Manzoni se ne va, se ne fa a 30 metri di campo, ancora Manzoni, si allunga troppo il pallone, esce Ravaglia molto isolato. Manzoni aveva solo Romero ad accompagnarlo, Romero ben coperto da Delia e Camisa, e allora ha avuto gioco facile Ravaglia in uscita ad impedire al numero 10 del Pavia di rendersi pericoloso. Siamo al leitmotiv della partita, ovvero Vicenza in possesso palla, a trovare il pertugio per la porta difesa da Davide Facchin. Delia, Castiglia, Tulli sempre a rasoterra, Tulli, Tiribocchi, dribbling secco di Tiribocchi in area, Tiribocchi con la punta, pallone non lontano all'incrocio dei pali, si è letteralmente mangiato a colazione Reato, l'ha lasciato sul posto e poi con una puntata da calcetto è andato a cercare l'incrocio dei pali. Lo rivediamo, grande lo spunto di Tiribocchi che lascia sul posto sorbo e poi Reato va in copertura, a quel punto una puntata di Simone Tiribocchi, pallone non lontano dall'incrocio e questa è la terza palla gol limpida per il Vicenza. Dopo Tulli, Delia, Tiribocchi si è costruito splendidamente l'azione, ma non è riuscito a trovare la precisione per gonfiare la rete. Fallo su Delia da parte di Carraro, calcio di punizione. La sensazione, adesso siamo giunti al 27esimo, e che il Vicenza oggi sia estremamente concentrato, stia mettendo sul campo alla lettera gli ordini di Giovanni Lopez, che sono palla a terra, profondità, giocate in verticale e cercate immediatamente lo scarico, parlo specialmente di Tiribocchi e Giacomelli, per i compagni che arrivano da dietro. Il Vicenza in questi primi 27 minuti di gioco lo sta facendo, ha creato 3 palle gol, è padrone del campo, ora è il momento di concretizzare, ora è il momento per il Vicenza di cercare di mettere la partita sul binario giusto, sul binario del vantaggio per la squadra allenata da Giovanni Lopez. Va alla rimessa in gioco Delia, Jadid, due avversari su di lui, c'è il fallo da parte di Romero, fischia l'arbitro, punizione per i biancorossi. Castiglia per Jadid, Marchiori, ancora Jadid, largo su Mustacchio con il petto a cercare Giacomelli, di testa ancora Mustacchio, Mustacchio fermato fallosamente, una giocata d'astuzia da parte del numero 8 Bracchi che non è sfuggita all'arbitro, una mini trattenuta che però ha completamente sbilanciato Mustacchio. Calcio di punizione in favore del Vicenza, da lì secondo me potrebbe anche provare Delia che si avvicina al punto di battuta, ci può provare anche Giacomelli, ma di lì col mancino potrebbe provarci Delia che ha sul sinistro le possibilità di far male. Intanto entrano in campo i sanitari per soccorrere un giocatore biancorosso che è rimasto contuso nell'azione precedente, si tratta di Mattia Mustacchio, pregevole ancora una volta lo scambio, petto di Mustacchio, testa di Giacomelli, e Mustacchio che stava per entrare in area di rigore fermato da Bracchi, punizione per il Vicenza. L'apprensione di Davide Facchin nelle immagini di Claudio Costa per sistemare il muro a 5, non ci andrà Delia, ci andrà Jadid con il destro. Adesso arriva anche Delia, chissà che non abbia visto giusto sulla battuta, anche se Jadid si è sistemato il pallone, è pronto alla battuta, 28 e 56 secondi, Jadid dai 19 metri avanza la barriera, secondo me è ben oltre i 9 metri e 15 regolamentari, eccolo Jadid alto sopra la trasversale, colpisce male il pallone e anche questa occasione si perde. Intanto rientra Mustacchio in campo dopo le cure del dottor Gianni Ragazzi e può riprendere il gioco Facchin. È uno 0-0, adesso siamo giunti alla mezz'ora, intanto la nostra regia ci ripropone il
Calcio da fermo di Jadid con la sfera molto lontana dalla traversa. Siamo tornati in diretta con le immagini. Jadid di testa, Zanini lungo di testa, ci va imperiosamente Camisa, poi Giacomelli ad anticipare De Geri, gioco pericoloso tra Tiribocchi e De Geri proprio sulla cerchia di centrocampo. L'arbitro dice si può proseguire, Camisa butta in fallo laterale sull'incedere di Carraro che gli stava procurando qualche apprensione proprio all'ingresso dell'area di rigore. Rimessa affidata a Tomi. Tomi lungo per Manzoni che termina a terra, riesce in tackle Jadid a riconquistare il pallone ma lo accompagna fuori. Di nuovo sarà Tomi a battere per Manzoni. Manzoni lavora il pallone, questa volta a metterglielo fuori è Elasni, e allora il Pavia guadagna qualche metro per la rimessa in gioco affidata di nuovo a Giovanni Tomi. Manzoni, Tomi cercano di dialogare i due, alla fine pasticciano e accompagnano il pallone fuori con il Vicenza che potrà usufruire della rimessa in gioco con Elasni. Gli scivola un po' il pallone al momento della battuta, in ogni caso torna Jadid in possesso palla, lancia lungo in una zona del campo dove può coprire Reato, chiama il lontano Fachin che svirgola un po' la battuta della sfera, la controlla Tulli, la difende, cerca Castiglia, ha contatto con Carraro, alla fine il Vicenza riesce ad uscire vittorioso da questa duello, da questo duello a centrocampo dove il pallone vagava da un piede all'altro. Il tentativo di servizio su Mustacchio non riesce, Tiribocchi insegue Tomi, Tomi che gli fa carambolare il pallone addosso, rimessa per il Pavia, Pavia che mostra decisamente dei limiti quando si tratta di costruire il gioco in fase difensiva. Quando attaccato centralmente da Tiribocchi e sulla destra da Mustacchio ha mostrato di patire molto l'iniziativa dei biancorossi, un po' meno con Tulli che sta facendo un buon lavoro con la palla lontana, tanto movimento, ma per il momento fatica ad essere incisivo. Ci prova adesso Castiglia a sollecitarlo con questo lancio lungo, copre Zanini. Zanini lungo a cercare Romero, contatto con Camisa, per l'arbitro tutto regolare. Marchiori lancia lungo in un centrocampo dove ci sono solo maglie di color nero, ecco il break del Pavia con Bracchi che allarga il gioco per Carraro, da questi largo ancora su Romero, pericolosa iniziativa del Pavia. Romero va con il destro e questa volta si deve difendere Ravaglia. È il primo tiro in porta, è il primo calcio d'angolo in favore del Pavia. Romero era chiuso, non aveva compagni su cui appoggiare, ha cercato la conclusione con il destro, pallone che probabilmente sarebbe finito fuori, lo rivediamo, il pallone sì che era lì vicino al palo. Ravaglia ha preferito metterci una pezza e dare così il primo corner battuto da De Geri, colpo di testa ai limiti dell'area piccola mi pare di Manzoni. Colpo di testa del Pavia con Manzoni proprio al limite dell'area piccola, anzi scusate, non era Manzoni, si trattava di Redaelli. Redaelli è andato a colpire di testa, allora andiamo a rivedere, pallone alto sopra la traversa ma nell'arco di pochi secondi, una trentina, sono arrivati due pericoli importanti dalle parti di Ravaglia. Abbiamo rivisto la disperazione dei giocatori di casa per un colpo di testa che avrebbe meritato miglior sorte. Ravaglia lungo a cercare Tulli, stacca Tiribocchi proprio contro Redaelli che è stato l'autore del colpo di testa di qualche istante fa. Vicenza che deve sempre stare attento ovviamente a un Pavia che si difende ma che ha dimostrato di poter ripartire seppur con un po' di confusione ma anche di potersi rendere pericoloso. Camisa, Ravaglia, il lancio del portiere a cercare Giacomelli, Tiribocchi ancora per Giacomelli, serve Tulli affrontato da Zanini. Tulli rientra sul destro, mette il pallone al centro, Tiribocchi lo sfiora, la palla resta viva, Castiglia anticipata da Bracchi, anticipato da Bracchi, Castiglia, rimessa per il Vicenza che prova ad aumentare l'intensità e il ritmo della sua azione offensiva.
Shadid con il sinistro da lontano, tiribocchi ancora per Shadid, questa volta con il destro a cercare Giacomelli, con il petto Zanini, lungo Bracchi a cercare lo scatto di Romero contro Marchiori, che deve chiudere in collaborazione con Camisa, con calma la difesa biancorossa. Camisa, 34 minuti 48 secondi, 0-0 tra Pavia e Vicenza. Castiglia ancora lì dietro per Camisa, Delia, Giacomelli supera Zanini che lo mette a terra, fischia l'arbitro, calcio di punizione. Una bella sterzata di Giacomelli a mettere in difficoltà il capitano avversario. Punizione battuta da Delia. Castiglia, Shadid allarga per Elasdi, ancora per Shadid. Vedete i rimbalzi irregolari del pallone che via via stanno sfavorendo sempre di più l'azione biancorossa, così come hanno in qualche modo ingannato questi rimbalzi irregolari. Adesso Bracchi che ha cercato di far ripartire la propria squadra. Rimessa laterale per il Vicenza con Tulli che serve a tiribocchi, libera la difesa, ci va Castiglia. Bello il dribbling secco di Castiglia su Carraro. Shadid all'indietro, Camisa deve rischiare qualcosa su Romero, pallone per Delia, pressing alto stavolta del Pavia, pallone che carambola addosso a Redaelli, rimessa per i biancorossi. Castiglia largo per Elasdi, un fortino adesso quello del Pavia. Mustacchio, un rimpallo lo favorisce, chiusura di Manzoni che sradica i palloni, il pallone dai piedi di Mustacchio che può però ripartire grazie all'aiuto di Shadid. Giacomelli anticipato, avanza anche Delia, pallone troppo lungo per tiribocchi, gesto d'intesa Delia tiribocchi, il pallone comodo per Facchin, indicazioni positive per Lopez che si è tolto il piumino e adesso comincia a sbracciarsi con maggiore intensità. C'è una posizione di offside, fuorigioco di rientro per Manzoni, calcio di punizione per il Vicenza. Castiglia, Delia ancora su Castiglia, Shadid, Elasni, Giacomelli. Sempre palla a terra il Vicenza, ve lo faccio notare perché è importante questa evoluzione anche del gioco dei biancorossi. Il Vicenza si fida molto delle sue capacità in fase di palleggio, prova ad arrivare in porta col pallone tra i piedi senza affidarsi a lanci lunghi. Shadid ancora a cercare Mustacchio, rientra sul sinistro Mustacchio, Shadid largo c'è Elasdi. Shadid preferisce alzare la testa e cercare centralmente Tulli, il pallone viene intercettato al limite dell'area di rigore, riparte il Pavia da Manzoni, all'indietro per Tomi, lancio lungo di Tomi per Romero, Romero che controlla con un braccio, c'è ancora punizione in favore del Vicenza. Sarà interessante capire se con l'andare della partita magari Lopez rinuncerà ai quattro difensori per controllare il solo Romero, se la partita non si dovesse sbloccare, se magari il tecnico dovesse in qualche modo optare per un atteggiamento ancora più offensivo. Ricordo che in panchina c'è Pier Giuseppe Maritato e c'è anche Sbrissa, sono i due giocatori con le caratteristiche più offensive della squadra oltre al giovane Filippi. Parte il contropiede del Pavia con Tulli, bravo a rientrare su Carraro, lo molla Carraro, allora Tulli in quello che è diventato un vero e proprio pantano al centro del campo cerca di destreggiarsi, sempre più difficile, lo ripeto, il controllo della sfera. Adesso sbaglia Mustacchio nel tocco su tiribocchi, sbaglia anche il Pavia a ripartire, tanti errori giustificati anche, lo ripeto, dal terreno. Un Vicenza che finché il terreno ha retto ha dimostrato di saper giocare bene. Castiglia, Delia, Castiglia ancora, Giacomelli, Shadid,
pallone lungo a cercare Tiribocchi, colpo di testa da parte di Sorbo, riconquista la palla il Vicenza con Jadid, largo per Mustacchio che può andare al cross, si sistema il pallone sul destro, poi sul sinistro, in area all'indietro per Jadid che perde il contatto con la sfera, c'è Delia che calcia lontano, intervento falloso e cartellino giallo inevitabile per il numero 10 Manzoni. Ammonito Manzoni al 40esimo, anche sulle seconde palle avete visto quando c'è da lottare nessun biancorosso si tira indietro. Qualcuno potrà obiettare, è ovvio, ma sinceramente ci piace anche vedere questo atteggiamento da parte della formazione di Lopez, che combatte, la formazione combatte su ogni pallone anche quando l'azione offensiva sembra persa. L'abbiamo visto qualche istante fa con un bellissimo recupero di Tulli su Carraro, la squadra ci crede, è convinta. È arrivata vicino al gol in almeno tre circostanze, un Pavia molto chiuso che poi riparte un paio di volte, è anche riuscito a rendersi pericoloso. Adesso è il Vicenza che ha una punizione da lontano, sono almeno 26 i metri di distanza. Jadid, è una punizione su cui si portano Jadid e Castiglia, vediamo un po'. Jadid pronto a toccare per Castiglia. Jadid vede l'inserimento di Tiribocchi e il pallone di poco sopra la trasversale, sarà calcio d'angolo. Tiribocchi, la disperazione del capitano, grande palla gol, lo schema possiamo dirlo di Nino Praticò, rivediamo Jadid, Tiribocchi che parte in posizione nettamente regolare, palla lunga, Tiribocchi cerca una delle girate a cui ci ha abituato quest'anno, pallone che è tornato in diretta, noi seguiamo il rally di Tulli, pallone fuori di poco, noi stavamo gustandoci il replay, la disperazione di Tulli, il pallone di poco fuori, andiamo a rivedere appunto l'azione di Tiribocchi mentre il gioco si stava sviluppando. Tiribocchi che in splendida coordinazione con il sinistro va a girare, Sorbo gli devia il pallone sopra la traversa, poi sugli sviluppi dell'azione da calcio d'angolo Tulli è andato alla conclusione, sfera a lato, altra occasione favorevole alla Nerossi Vicenza, si resta sullo 0-0 con tanto rammarico per le palle gol non sfruttate. Marchiori, De Geri, Manzoni ammonito poco fa per un intervento su Delia al limite dell'area, fuori gioco ancora una volta di rientro da parte di Romero che davvero fa molta fatica lì da solo davanti. Marchiori, Delia, ci avviamo alla conclusione di questo primo tempo, 42-10 al Vicenza, è mancato solo il gol. Castiglia, Camisa, avanza Camisa, palla al piede, Jadid, siamo sempre però nella metà campo biancorossa, Jadid, Camisa, sale allora la copertura difensiva del Pavia, lotta Tulli contro Zanini, riesce a riconquistare palla l'11 di Lopez, Giacomelli contro De Geri, Giacomelli per Tiribocchi, Tiribocchi può allargare, lo fa per Mustacchio, raso terra al centro, De Geri a pulire l'area di rigore con l'intelligente passaggio verso il centro di Mustacchio, poi chiude ancora una volta Delia, guardate dov'è finito Salvatore Delia, non c'è assolutamente fallo, sarà rimessa laterale. Delia che si è proiettato ancora una volta in avanti ed è andato nella fascia di Elasny in tackle ad impedire al Pavia di ripartire, questo è l'atteggiamento giusto della squadra biancorossa. Mancano meno di due minuti al termine del primo tempo, il rammarico grande è quello che ha fischiato fallo l'arbitro, ha fischiato fallo sul tackle di Delia, sembrava in un primo tempo avesse solo assegnato la rimessa laterale, dicevo il grande rammarico è che sia mancato il gol. Punizione battuta questa volta, parte in posizione regolare Romero, va alla conclusione, Marchiori gliela impedisce e poi Tulli a far ripartire la propria squadra, il fallo di Redaelli, punizione per il Vicenza. Camisa, Marchiori, ancora per Castiglia, Jadid, Elasny,
ancora per Jadid. Castiglia a cercare Tulli, che va in anticipo sul pallone, lo riesce ad affidare a Giacomelli, si gira Giacomelli, trova ancora Tulli con il tacco a servire Giacomelli, chiude Zanini e deve mettere in fallo laterale Facchin. Lo vedete anche da questo tipo di giocate, il colpo di tacco, lo scambio breve, il Vicenza ha preso fiducia, ha fiducia e prova ad arrivare in porta, palla a terra, pronto il recupero. Ah, la segnalazione del recupero, vedremo se ci sarà un minuto di recupero o se si andrà direttamente negli spogliatoi allo scoccare del 45esimo, che avviene adesso. Mustacchio, evidentemente c'è un po' di recupero, mette un pallone al centro liberato da Reato, rimessa laterale, sono addirittura due i minuti di recupero per l'incidente precedente. Jadid, palla lunga a cercare Tiribocchi, De Geri, il controllo del pallone di Manzoni, ancora De Geri lungo su Romero, pallone in fallo laterale, rimessa per Elasni, ancora un minuto e 30 di gioco. Castiglia, Camisa, largo su Delia, una delle ultimissime occasioni per il Vicenza in questo primo tempo. Giacomelli gira immediatamente per Tiribocchi, con il tacco a servire Tulli, Tulli che cerca di superare Zanini che lo chiude in calcio d'angolo. Sesto corner per il Vicenza, sesto corner per il Vicenza. Giacomelli pronto a batterlo, c'è il tempo per batterlo, ci sono ancora 60 secondi. Cross di Giacomelli direttamente sul portiere che respinge a pugni, mette fuori Manzoni, recupera e tira di sinistra alla distanza. Mustacchio, palla lontana dai pali, nessun pericolo per Facchin. E l'immagine impietosa adesso del terreno di gioco lo vedete anche voi comodamente da casa qui in diretta su TV a Vicenza. Il terreno ormai è davvero molto molto gipposo, come si dice in queste circostanze, ci sono tante buche. Fortunatamente non piove più dall'inizio della partita, che non cade acqua qui sul Pietro Fortunati. Si va negli spogliatoi con Castiglia contuso al centro del campo, speriamo nulla di grave, credo una botta in un contrasto precedente. L'inquadratura si sposta su Giovanni Lopez, Giovanni Lopez pensieroso, io credo che nella testa del tecnico, del capitano del Vicenza ci sia anche tanto rammarico per una squadra che ha macinato gioco, che si è portata molto pericolosamente dalle parti del portiere avversario, ma che non è riuscita a concretizzare nel secondo tempo. La squadra, l'11 di Lopez, dovrà sicuramente migliorare sotto questo aspetto, più cattiveria sotto porta e cercare di arrivare a questo benedetto vantaggio. Ci lasciamo per l'intervallo, ma restate sintonizzati su TVA, che presto tornerà in collegamento sempre in diretta dallo stadio Pietro Fortunati di Pavia. Eccoci tornati in collegamento diretto dallo stadio Pietro Fortunati di Pavia, squadre ancora negli spogliatoi, fra poco rientreranno sul terreno di gioco, ci sta già rientrando, lo vedete Giovanni Lopez con il team manager Ometto, volti distesi, perché? Perché il Vicenza ha giocato bene, ha fatto un bel primo tempo e adesso è proprio la squadra biancorossa la prima ad entrare sul terreno di gioco. Peccato, peccato davvero che non sia riuscito l'11 biancorossa a concretizzare la grande mole di lavoro, la grande mole di gioco anche costruita al cospetto di una squadra, il Pavia, che si è difesa a volte anche in 11, ogni tanto, molto raramente è ripartito, ma in realtà la squadra di Lopez deve recriminare sui propri errori. Non so se è del mio stesso parere Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza, grazie per essere venuto qui in postazione. Giancarlo, dammi una tua lettura prima del fischio d'inizio di questi primi 45 minuti, Giancarlo. Dunque, un Vicenza senz'altro convincente in fase di costruzione e impostazione, decisamente più in difficoltà al momento di concludere. Ha fatto la partita, ha tirato moltissimo,
ma il portiere avversario è stato impegnato seriamente solo dalla conclusione di Delia. Quindi sì, questa è una partita che Vicenza deve solo vincere, vista la modestia degli avversari, e sarà assolutamente opportuno migliorare la mira ed essere più ficcanti, perché partite come queste vanno vinte e basta. Ti faccio una battuta, Giancarlo, prima di lasciarti il tuo lavoro: non è che magari il Vicenza si è tenuto i gol per segnare sotto la curva dei propri tifosi? E speriamo sia così, sarebbe senz'altro una lettura piacevole, anche un po' post natalizia se vogliamo, speriamo sia così. Grazie a Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza. E noi siamo ripartiti, l'arbitro, il signor Monreale di Roma, ha dato il fischio d'avvio e il Vicenza in questo secondo tempo attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Non andate via, buttate il telecomando, perché ci sono 45 minuti più recupero, tutti da vivere, tutti da seguire qui dallo stadio Pietro Fortunati di Pavia, con il Vicenza alla ricerca di tre punti per continuare ad andare avanti. Intanto, grazie a Franco Lagamma, vedo i risultati alla fine dei primi tempi. C'è il Venezia che sta perdendo in casa col Feral Pisalò, il big match con Mantella ancora a reti bianche sullo 0-0. Il Pro Vercelli sta battendo il Lumezzane e la Cremonese sta vincendo con la Pro Patria, quindi lì davanti si corre, stanno facendo punti un po' tutte, ad eccezione anche l'Albino Leffe che sta battendo il Savona. È un risultato buono per il Vicenza. Vicenza che viene in avanti adesso con Tulli, cross lungo a cercare Mustacchio, colto un po' in contropiede. Dicevo, l'imperativo d'obbligo, come diceva Tamiozzo qualche istante fa, il Vicenza deve portare a casa tre punti da questa partita. Parte all'attacco l'11 di Lopez che sta facendo scaldare, li vedete i giocatori della panchina, si stanno scaldando anche quelli del Pavia. C'è una punizione per i biancorossi dopo un minuto e 45 secondi. Tiribocchi, Elasni, Marchiori, Camisa, Tulli in area di rigore, poco fuori Castiglia e Jadid. Parte Giacomelli, pallone a mezza altezza, toccato di testa da Redaelli, palla rigettata in avanti, la insegue Camisa, la tiene in campo, no, non ce la fa, pallone che è terminato a fondo campo, quindi rimessa dal fondo per il portiere Facchin. Vicenza che, come vi ho detto nella cronaca della prima frazione, in panchina oltre al secondo portiere Alfonso a Gianni, Cinelli, Palma, ma soprattutto Sbrissa, Filippi e Maritato per cercare di sbloccare questa gara. Se il movimento fatto in attacco da Tulli, Giacomelli e Tiribocchi non dovesse essere sufficiente per concretizzare la mole di gioco che ha fatto la squadra biancorossa fino a questo momento. Marchiori, Mustacchio, gira verso Giacomelli, la chiusura di Sorbo, parte Tomi in contropiede, Tomi a cercare il proprio centravanti Romero, la chiusura, sbaglia tutto, se ne va il Pavia con la conclusione da corta distanza da parte di Bracchi su un errore difensivo clamoroso del Vicenza. Bracchi è andato alla conclusione, pallone raso terra, debole per Ravaglia, si è accartocciato, ma grosso brivido, il Vicenza deve prendere la scossa da questo pericolo corso. Mustacchio già dalla parte opposta pronto ad andare al cross, il primo cross è stato ribattuto, Bracchi ha avuto sul piede la palla del clamoroso vantaggio per il Pavia. Castiglia lungo, pallone si perde fuori, non so se avremo l'opportunità di rivedere anche questa occasione capitata al Pavia, nata da un errore in fase di disimpegno. Rilancio lungo del portiere per il colpo di testa, eccolo qui che andare al tiro appena entro l'area di rigore. Bracchi, conclusione con il sinistro, bravo Ravaglia a tenere la posizione e a controllare il pallone in presa. Sono brividi che possono anche far bene alla squadra, possono dare la scossa giusta al Vicenza,
che parte con un lancio lungo, ne abbiamo visti pochi, di Marchiori, spizza di testa Tiribocchi, non segue l'azione Giacomelli e allora si riparte da Reato. Palla di nuovo in fallo laterale, stavolta la rimessa sarà per i biancorossi. Più passa il tempo, più ovviamente sale la tensione, l'ansia nelle file del Vicenza e più il terreno peggiora le proprie condizioni. Ripeto, non sta piovendo qui a Pavia, ma è piovuto tanto anche fino a prima della gara e il terreno ne risente moltissimo. Giacomelli, bellissimo il suggerimento per Castiglia che trova un pertugio davanti a sé. Castiglia per Tiribocchi, Tiribocchi alle sue spalle, Tulli lo serve, Tulli in fuorigioco, Tulli in fuorigioco, poi va alla conclusione, il pallone fuori, ma a quel punto il gioco era fermo per la segnalazione del guardaline. Giacomo Tulli, uno dei possibili partenti per il mercato di gennaio, non è un mistero, il Vicenza sta cercando un difensore e un attaccante, ma ho più di qualche dubbio sulla posizione irregolare di Tulli. Comunque, in ogni caso, la conclusione a gioco fermo era andata fuori. Dicevo, Tulli è uno dei possibili partenti perché il Vicenza, con le casse vuote, ovviamente per far arrivare un difensore e un attaccante dovrà per forza di cose o scambiarli con un altro difensore e un altro attaccante. In ogni caso non li può acquistare, può semplicemente affidarsi agli scambi. Giacomelli con il tacco a cercare Tiribocchi, ancora Giacomelli, c'è forse il fallo da parte di Tiribocchi, c'è il calcio di punizione poi fischiato in favore di Giacomelli, ancora lui in possesso palla, allarga il gioco, la scivolata di Zanini a chiudere e riparte il Pavia, scivolata anche dalla parte opposta con Mustacchio che controlla male Elasti. Fase caotica del gioco con il Vicenza che prova a sfondare centralmente. Tulli su Giacomelli, svaria tantissimo Giacomelli, spende tanto anche sotto il profilo fisico, ma adesso il buon disimpegno del Pavia che si guadagna gli applausi del proprio pubblico. Rimessa affidata al capitano Zanini, di testa va Carraro. Giacomelli da respiro alla manovra, servendo Shadid e quindi Mustacchio. Mustacchio, palla sul destro, conclusione di Mustacchio, pallone fuori, lontano dai pali, rimessa dal fondo, chiedevano una deviazione i giocatori e i tifosi del Vicenza, l'arbitro non è stato dello stesso avviso. Rimessa allora dal fondo per Davide Facchin, il portiere del Pavia. Palla lunga di testa, va Marchiori, poi va anche Romero, pallone controllato da Manzoni. Manzoni che ingaggia un duello in velocità con Elasni, sembra vincerlo, ancora Manzoni, Manzoni, il pallone per Bracchi, pallone verso il centro, Bracchi non riesce a trovare un compagno per la chiusura di Jadid. Mustacchio contro De Geri, lo trattiene De Geri ripetutamente, potrebbe anche prendersi il giallo e Mustacchio si lamenta. E Lopez dice a Mustacchio: non ti lamentare, ti ha fischiato il fallo. Mustacchio dice: sì, mi ha trattenuto, poteva anche dare il giallo su De Geri. De Geri che però era già ammonito e credo che l'arbitro abbia fatto anche una valutazione del genere nel non ammonire De Geri, che adesso va in contrasto con Tulli, gli toglie il pallone regolarmente. Occhio al contropiede del Pavia che parte da Carraro. Carraro ha contatto con Castiglia, lo ferma Castiglia, lascia correre l'arbitro. Adesso le due squadre sono spezzate in due. Jadid, il Pavia è prontissimo a ritornare, quasi tutto dietro la linea del pallone. Jadid per Giacomelli, mette il pallone a terra, stop di Giacomelli, avanza, dribbling secco su Zanini, Giacomelli mette verso il centro, risulta praticamente una conclusione in porta, anche leggermente sfiorata da Zanini. Il pallone controllato senza difficoltà da Facchin. Lancio lungo di Facchin, controllo di Romero, tiene il pallone Romero in contrasto con Jadid, si fa anche male Jadid, tiene in campo il pallone Manzoni, ancora contro Elasni, Manzoni lascia Bracchi,
Bracchi mette il pallone verso il centro, l'anticipo provvidenziale di Camisa, un Pavia sicuramente più intraprendente in questo inizio di secondo tempo. Jadid all'indietro per Elasni, ed è un Vicenza che fa più fatica a fare gioco. Tomi, palla lunga per il colpo di testa di Camisa. Tulli si sistema il pallone sul destro, parte come un treno d'Elia, ma è isolato e non riesce a trovare un compagno a cui servire il pallone. La chiusura di Reato, ed è De Geri adesso ad allargare il gioco su Manzoni, si è spostato dalle parti di Elasni, Elasni lo sta soffrendo un po', Manzoni, D'Elia rientra provvidenzialmente sulla linea difensiva ad impedire che la sfera arrivi a Carraro. Un inizio migliore senz'altro del Pavia rispetto al Vicenza in questa ripresa. Castiglia, Tulli, palla per Tiribocchi, lo scatto di Tiribocchi, controlla il pallone, alza la testa, cerca il passaggio su Giacomelli, favorito in qualche modo dal tocco di Reato, ma poi non arriva sul pallone. È di nuovo Pavia che riparte da Carraro, all'indietro per De Geri. Bracchi trattenuto per la maglia da Mustacchio, calcio di punizione, Mustacchio trattiene e l'arbitro non ammonisce, usando fondamentalmente lo stesso metro, l'aveva usato prima con De Geri quando aveva trattenuto Mustacchio, non ammonendo De Geri, adesso ha graziato Mustacchio. Credo non sia una doppia decisione giusta, ma sia una doppia decisione sbagliata, e in ogni caso più penalizzato il Vicenza, perché De Geri avrebbe dovuto lasciare il campo. Ma queste sono valutazioni che facciamo noi dalla tribuna. Salgono gli applausi, crescono per un Pavia sicuramente più in palla in questo secondo tempo. Ravaglia pronto al rilancio, siamo 0-0, abbiamo toccato il 12esimo minuto, 11:16 al mio cronometro. Tiribocchi anticipato da Sorbo, ancora Manzoni che ha toccato tanti palloni in questo secondo tempo, lì dalle parti di Elasni. Redaelli allarga il gioco per Zanini, Redaelli gli rimbalza male il pallone, in ogni caso cerca di servire Romero, va Tulli a controllare la sfera, la rilancia in avanti, Tiribocchi la deve addomesticare e far salire la squadra, prova adesso servendo Mustacchio, ci sono liberissimi dalla parte opposta sia Castiglia che Giacomelli, si stanno sbracciando, Mustacchio però perde il pallone a contrasto con Manzoni, Manzoni che sbaglia, ripeto, sono squadre molto più lunghe in questo secondo tempo, prova ad approfittarne Shadid, fermato regolarmente da Redaelli, fischia pochissimo l'arbitro in questo secondo tempo. Tomi adesso faticano a rientrare di centrocampisti del Vicenza, Tomi accompagna l'azione, serve con il tacco Bracchi centralmente su Redaelli, anticipo di D'Elia, uno dei migliori senz'altro del Vicenza. Giacomelli, vediamo se c'è modo di ripartire in un 4 contro 4, Giacomelli per D'Elia, D'Elia, D'Elia al limite, sbaglia tutto D'Elia e calcia fuori. E la disperazione di Tiribocchi è perché davvero se D'Elia avesse alzato la testa avrebbe trovato il tir praticamente libero. Rivediamo, l'inserimento è splendido di D'Elia in mezzo a tre avversari grazie all'assist. Qui D'Elia sbaglia, abbassa la testa e prova la conclusione, ma guardate dov'era Tiribocchi, incredibile, era da solo Tiribocchi se D'Elia avesse con il sinistro trovato Simone Tiribocchi. Sarebbe stato davvero un uno contro uno tra Tiribocchi e Facchin. Grande chance per il Vicenza. Tomi, Romero, Manzoni fermato da Jadid che prende forse una manata da Bracchi. Termina a terra Jadid. Si rialza Jadid, molto innervosito con Bracchi. Ammonito Jadid, 13:40, ammonito Jadid per la reazione eccessiva a giudizio dell'arbitro. Jadid si è molto contrariato per la botta presa al volto da Bracchi e l'arbitro lo ha ammonito. Rimessa per il Pavia, 14esimo minuto, gara più equilibrata in questo secondo tempo.
con il Pavia che non pensa solo a difendersi. Cross di Tomi, di testa, butta lontano Camisa. Giacomelli, anticipato da Bracchi, tutto regolare. De Geri, pallone che arriva dalle parti di Bracchi, fermato ancora una volta da Giacomelli che protesta e deve stare tranquillo Giacomelli, perché Jadid è appena stato ammonito e la squadra si sta via via innervosendo. Lo vediamo dagli atteggiamenti di Giacomelli e di Jadid. Tomi assolutamente sbagliato, il Vicenza deve stare calmo e continuare a fare il suo gioco. Bracchi, pallone raso terra, limite all'area di rigore, Redaelli, un flipper in area, spazza via Camisa, di testa Sorbo, di testa Elasni, palla per Romero, Romero ancora per Bracchi, chiude Marchiori, siamo sempre al limite dell'area di rigore. Castiglia, Pavia che tiene il possesso palla con Zanini all'indietro per il proprio portiere Facchin, lancio lungo di Facchin, chiude Marchiori ma c'era fuori gioco da parte di Carraro. E adesso, come detto, il Pavia sta anche provando a giocarsela in pieno questa partita, da un primo tempo di sofferenza in cui il Vicenza colpevolmente non è riuscito a passare in vantaggio. Jadid, Tulli, pallone per Tiribocchi, Giacomelli al limite, Giacomelli, Giacomelli a fil di palo, a fil di palo. Giacomelli aveva trovato lo spiraglio per battere a rete dopo un'azione tutta a terra con Tulli, Tiribocchi, rivediamo, Tiribocchi per Giacomelli, si sistema il pallone sul destro, lo lascia scorrere, appena entro l'area di rigore va alla conclusione, il portiere è battuto, fa la, davvero la carezza al palo, il tiro di Giacomelli. Siamo di nuovo in diretta con Tiribocchi che non controlla, Zanini di testa, ci va Romero, Elasni, Tomi lascia rimbalzare due volte il pallone, poi va ad appoggiare su Manzoni, l'intervento di Elasni sporca la traiettoria della sfera, può ripartire il Vicenza con Giacomelli, controllato da Redaelli, largo su Tulli, Tulli ancora contro Zanini, Tulli non riesce a far pervenire il pallone a Giacomelli. 16-23, poco meno di mezz'ora al termine, 0-0 sempre tra Pavia e Vicenza. Elasni, Mustacchio, può puntare Tomi, Mustacchio cerca l'inserimento di Elasni, guadagna una rimessa laterale, Maritato a dare il pallone a Elasni, Maritato si sta scaldando a bordo campo. Giacomelli vicinissimo al gol qualche istante fa, esce da un labirinto di gambe, Jadid al centro, viene trattenuto Tulli, viene trattenuto Tulli al momento di andare sul pallone, niente, niente, secondo l'arbitro Tulli chiede un calcio di rigore perché il pallone di Jadid è sbucato all'improvviso. Rivediamo, beh, la trattenuta c'è tutta, la trattenuta c'è tutta, rivediamo il pallone di Jadid, guardate la maglia di Tulli, guardate la maglia di Tulli che è in vantaggio netto su Zanini, è in vantaggio su Zanini e la maglia adesso si allunga nettamente. Questo è calcio di rigore, questo era calcio di rigore. Romero, pallone per Carraro, siamo dalla parte opposta, la partita resta comunque molto molto bella. De Geri, Tomi, Bracchi, Manzoni, ancora per Bracchi, scala Elasni in copertura, Bracchi verso il centro, Redaelli con il destro, non male, conclusione di Redaelli al 18°, palla sopra la traversa, fioccano le occasioni ma non si schioda il risultato, 0-0. Rivediamo anche la conclusione di Redaelli con il destro, bella proprio stilisticamente, palla alta sopra la trasversale, Tiribocchi la riesce a toccare di testa, anche Mustacchio, Mustacchio, c'è un fallo di mano di De Geri che era già ammonito, era già ammonito De Geri, c'è un fallo di mano, qui scatta il secondo giallo, qui deve scattare il secondo giallo, attenzione, giallo e rosso, eccolo qua, qui l'arbitro davvero non poteva esentarsi dal espellere De Geri che su segnalazione del guardaline l'arbitro, perché non se n'era probabilmente avveduto. Rivediamo il fallo di mano, eccolo qui, adesso Mustacchio
e il braccio largo, poi dà il colpo. E qui davvero non ci sono discussioni, lo possiamo rivedere davvero dalla slow motion del nostro Lorenzo Sattin. È un'espulsione che lascia il Pavia in 10 uomini, esce espulso Lorenzo De Geri. Espulso De Geri, Pavia in 10 uomini, la sciarpata nella curva biancorossa. Ma noi seguiamo, eccolo qui, nell'inquadratura di Claudio Costa, l'inquadratura della curva, sta cercando in qualche modo di festeggiare in anticipo un gol che a questo punto deve arrivare. 20° minuto di gioco, il Pavia in 10 per l'espulsione di De Geri. Il Vicenza usufruisce di questo calcio di punizione con Abderrazzak Shadid, pronto alla battuta. Ecco il pallone al limite dell'area di rigore, Giacomelli lo gira, non ci arriva, in posizione di fuori gioco, però Camisa, fuori gioco di Camisa sul tocco di Giacomelli, aver segnalato della guardaline. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Tornati in diretta, sempre su TVA, sempre dallo stadio Pietro Fortunati di Pavia, con il Vicenza in 11 contro 10 per l'espulsione di De Geri del Pavia, ma sempre sullo 0-0 alla ricerca di questo benedetto gol, più volte sfiorato dal Vicenza, ma che non sta arrivando. È una squadra biancorossa che in questo secondo tempo se la deve vedere, se l'è dovuta vedere fino a questo momento con un Pavia sicuramente più aggressivo, più propositivo. Adesso che la squadra di Veronese è in 10, chissà, vedremo le barricate e l'assalto. Intanto cross di Delia e arriva il colpo di testa, rete, Tulli! Tulli finalmente, e arriva il gol di Tulli al suo terzo gol stagionale. Tulli ha spinto anche con il fiato, con il corpo, con tutto quello che aveva, in porta il gol del vantaggio, 1-0 per il Vicenza sul cross di Elasdi. Ci ha pensato Giacomo Tulli a portare in vantaggio il Vicenza. Rivediamo, cross di Elasdi, cerchiamo di capire anche come Tulli abbia spinto il pallone, non ci arriva, vediamo. Tiribocchi la sfiora, arriva Tulli con la testa, il pallone coglie in contropiede del portiere, sbatte contro il palo e poi arriva nuovamente Tulli, testa o braccio, ma è da reinterpretare. Io sinceramente propenderei per la testa, però non è escluso che anche ci sia stato un leggero tocco con il braccio di Tulli. Poco importa, l'arbitro ha segnato il gol come valido e adesso 1-0 quando arriva il 22° minuto di gioco. Il Vicenza sblocca il risultato, passa in vantaggio a Pavia grazie alla terza segnatura stagionale di Giacomo Tulli. E adesso pronto ad entrare in campo con la maglia numero 18 Pier Giuseppe Maritato, Marchiori, Jadid, Castiglia. Eccolo qui l'autore del gol, Tulli. Il Vicenza non è la prima volta quest'anno che si trova in vantaggio di un gol, avanti di un uomo, in pieno controllo della partita. Adesso bisogna solo portarla fino alla fine e portare a casa questi tre punti che ad inizio anno rilanciano ancora una volta la squadra biancorossa. C'è un fallaccio di Romero fuori tempo su Jadid, anzi di Redaelli, scusate, Redaelli che va nuovamente su Castiglia. Davvero la partita si è incanalata sul binario migliore per il Vicenza. Eccolo Tulli che prende il pallone, punta Zanini, allarga il gioco per Castiglia, recupera il pallone però il Pavia, lo fa con Carraro, sfera in fallo laterale. Adesso probabilmente assisteremo al primo cambio della partita per il Vicenza. Al 24° minuto entra Maritato in sostituzione dell'autore del gol, Tulli. Tulli lascia il posto a Maritato, gli applausi della curva dei tifosi biancorossi e il primo piano meritato per l'autore del gol che sta decidendo la partita. Giacomo Tulli se ne va dal campo. Vicenza che in questo momento, con mi mostra Franco Lagama la classifica provvisoria, sale a 25 punti in coppia con la Cremonese al quarto posto, a 9 punti dall'Entella capolista.
ovviamente bisognerà aspettare la fine della partita, la fine delle partite. Bracchi, Zanini, vedremo anche cosa proverà Veronese dalla panchina del Pavia. Colpo di testa da parte di Redaelli. È entrato nelle fila del Pavia con la maglia numero 18 De Vita. Intanto assistiamo all'azione di Elasny. Prova il Pavia ancora una volta con Bracchi. È entrato De Vita con la maglia numero 18 ed è uscito Carraro. Allora Carraro ha lasciato il posto a De Vita nelle fila del Pavia. De Vita, un attaccante classe 1994 per il Pavia, per cercare di non lasciare troppo isolato Romero in avanti. Vedremo dove si posizionerà questo numero 18 con il Pavia, che ve lo ricordo ancora una volta è comunque in 10 e mi sembra stia continuando comunque a giocare con una punta e quattro dietro. Giacomelli, Giacomelli quasi al limite, Giacomelli, la conclusione ribattuta da Facchin. Ci ha provato ancora dal limite dell'area Giacomelli, adesso si aprono anche buone opportunità per il Vicenza con il Pavia che prova a sbilanciarsi, ma il possesso palla resta dei biancorossi. Adesso Maritato e Tiribocchi sono la coppia offensiva di una squadra che è passata praticamente a un 4-4-2. Mustacchio e Giacomelli sugli esterni, Castiglia e Jadid centrali, Lopez sta proprio disponendo la squadra sotto i nostri occhi e parla con i giocatori. Rimessa laterale in favore del Pavia con Manzoni. Bracchi, il pallone carambola addosso a Manzoni, la rimessa in gioco sarà in favore del Vicenza. Lopez continua il suo dialogo con Castiglia. Jadid, palla lunga per lo scatto di Mustacchio. Mustacchio con il petto, mette a terra il pallone Mustacchio. Riesce con il destro a liberarsi di Tomi. Mustacchio, Mustacchio in area, Mustacchio all'indietro. Tiribocchi! Alto sopra la traversa. Tiribocchi, quasi all'altezza del dischetto del rigore. Tiribocchi non trova la porta. Ancora una chance per il tir. Non ha trovato il modo di battere in porta. Rivediamo, pallone all'indietro, non facile la coordinazione di Tiribocchi, gira con il destro, riesce a dare solo potenza ma non precisione. Pallone alto sopra la trasversale, ancora il tir. Intervento in chiusura di Reato. Attenzione al Pavia in contropiede. Manzoni all'indietro per Bracchi, il recupero di Maritato. Vicenza che viene in avanti con Giacomelli. Adesso la squadra biancorossa ragiona anche, cede il pallone all'indietro. Jadid per Delia, ancora su Jadid. Castiglia, Jadid, ancora Castiglia, Delia. Fanno feste i tifosi biancorossi sugli spalti, ma la partita è ancora lunga perché non siamo nemmeno alla mezz'ora. 1-0 comunque grazie al gol di Tulli, che ha poi lasciato il posto a Maritato. Poi due occasioni, una per Giacomelli ribattuta dal portiere, la conclusione del numero 10, una per Tiribocchi, pallone alto sopra la traversa. Camisa, Delia, Jadid, Castiglia, Jadid. Adesso il gioco del Vicenza ha meno intensità, cerca la squadra biancorossa di gestire il pallone, di avanzare con lo stesso criterio del primo tempo. Palla a terra con Frasecci Brevi in verticale. Jadid a fare il direttore d'orchestra, mentre è ricominciato a piovere qui a Pavia. Ma non è una notizia particolarmente cattiva con il Vicenza che è andato in vantaggio. Castiglia, Jadid all'indietro,
Delia, prolungato possesso palla di biancorossi, che poi fanno partire la loro azione offensiva da Giacomelli. Il controllo a seguire di Giacomelli, pallone verso il centro, lasciano andare sia Tiribocchi che Maritato. Castiglia la prende, Castiglia per Tiribocchi che parte da dietro gli avversari. Tiribocchi, la palla è lì, il salvataggio clamoroso, la porta è vuota. Giacomelli, Giacomelli supera tutti e il pallone viene ribattuto ancora una volta la difesa alla mezz'ora. Mischia furibonda in area con Tiribocchi, che ha provato a mettere in porta, eccolo qui, Tiribocchi calcia verso la porta, schizza addosso al portiere il pallone sta per entrare, il salvataggio di sorvo mentre arriva Maritato, trattenuto anche dall'avversario, poi prende la sfera Giacomelli. Possiamo continuare con il rallenti. Giacomelli supera Redaelli, va in avanti, supera anche Reato, che poi con proprio con la punta del piede riesce a mettergli il pallone lontano dall'area piccola, riesce a toglierglielo dalla propria disponibilità. Grande chance per il Vicenza per chiudere definitivamente la partita. Castiglia, Delia, la reazione del Pavia non c'è stata, il Vicenza è andato vicinissimo al gol, vicino al gol per tre circostanze, è il momento forse di chiuderla e di vivere gli ultimi minuti in assoluta tranquillità. Castiglia, Maritato, Tiribocchi, la palla arriva a Mustacchio, sulle seconde palle arrivano sempre primi i biancorossi, palla messa in fallo laterale da Manzoni. Ricordo ovviamente che il Pavia è in 10 uomini. Mustacchio lascia a Elasni, si fa vedere Maritato, riceve il pallone Maritato, riceve una spintarella da parte di Sorbo e il pallone termina sul fondo. Sempre un'occhiata al cronometro, 32 minuti di gioco, abbiamo sfallicato la mezz'ora e il punteggio sorride ai biancorossi, 1-0. Giacomo Tulli, Marchiori, Jadid, contrasto con Bracchi, non è il primo della partita. E Mustacchio si spiega con Lopez, c'è una partita nella partita, il dialogo di Lopez con Mustacchio e Castiglia specialmente. Giacomelli, Delia, Castiglia, ancora Delia, in avanti per lo scatto di Maritato, tocca all'indietro Reato per il proprio portiere, Sorbo ancora per Reato, spara addosso Giacomelli, sarà rimessa laterale per il Pavia, si affida a Zanini, anticipo di Delia, poi Castiglia, molto bene Castiglia a difendere il pallone, poi lo perdere Bracchi, Manzoni ancora, tiene palla a centrocampo, rientrano i biancorossi. Si lamenta tantissimo Lopez, sentiamo le urla fino a qui per quel pallone perso, non vuole vedere certe gestioni. Adesso ancora una volta ce l'ha con Castiglia, davvero molto molto sollecitato dal mister biancorosso. Sorbo, palla lunga a cercare il fuorigioco però di Romero. Punizione per i biancorossi, rientra Romero inquadrato adesso. E la punizione la cui battuta va a ravaglia. Elasni parla con Lopez, davvero è incredibile quanto i giocatori biancorossi si confrontino con il proprio allenatore. Adesso Lopez chiama qualcuno dalla panchina per fare un cambio, fra qualche istante rimessa laterale in favore del Vicenza, ci va Elasni. Maritato con il petto, ancora per Elasni, cerca la fuga in fascia, tiene in campo un pallone non facile, la chiusura da parte di Tomi, non ce l'ha fatta Elasni ad andare al cross, rientra velocemente nella linea difensiva il giovane ventenne. Il rilancio lungo di Facchin, di testa va a Castiglia, parte posizione regolare Mustacchio, che davanti a sé molto spazio, Mustacchio fermato in tackle da Sorbo,
per il settimo corner e il primo della ripresa al 35esimo minuto. Finché vivrò canterò Forza Vicenza, intona la curva dei tifosi biancorossi per questo settimo calcio d'angolo della formazione di Giovanni Lopez. Alla battuta va Jadid, in 10 uomini il Pavia, in vantaggio il Vicenza per 1-0. Jadid dalla bandierina, Maritato si lamenta per la trattenuta, il cross ci va a Camisa, non ci arriva, Giacomelli al limite, punta l'avversario che nella fattispecie è Zanini, fermato da Zanini, poi Giacomelli lo trattiene, parte il contropiede dello stesso con Manzoni, fermato da Mustacchio, fallo di Mustacchio, calcio di punizione in favore del Pavia, già battuto, parte l'azione del Pavia, battuto probabilmente con la palla in movimento, la posizione non regolamentare, ma prosegue l'azione del Pavia. Manzoni largo a cercare Bracchi, interviene Jadid, recupera la sfera, serve Maritato che ha il problema di tenere un pallone contro due avversari, lo perde, Tomi a cercare l'inserimento da parte di Romero, chiude bene ancora una volta la retroguardia biancorossa. Castiglia ha preso un numero incredibile di palloni a centrocampo, Tiribocchi lo difende, termina a terra Castiglia, si prende un colpo, resta a terra Castiglia, l'azione prosegue, Mustacchio, Jadid, il triangolo lungo, Mustacchio mette il pallone al centro, ci va Maritato, la copertura della difesa e poi Jadid allontana Tomi, è rimasto a terra ancora Castiglia, l'azione del Pavia prosegue, intanto fermata l'azione, si arrabbiano tantissimo i giocatori pavesi perché prima l'azione non era stata fermata, adesso con il pallone in possesso del Pavia l'arbitro ha deciso, perché ha visto tenersi la testa a Castiglia, ha deciso di fermare il gioco. Scoppiano scintille, ci sono scintille in ogni parte del campo, anche tra Manzoni e Camisa. Rivediamo intanto l'occasione di prima con Mustacchio, il pallone deviato, si avventa in bello stile Maritato, anticipato però dal numero 5 Reato, e poi Tomi va a chiudere definitivamente. 37 minuti e 10 secondi, ne approfittano i 21 in campo per rifiatare, noi ne approfittiamo per andare a rendere omaggio, ma lo vedete anche dalle nostre immagini quanto è ricominciato a piovere qui a Pavia, tanta acqua adesso sta scendendo sullo stadio Pietro Fortunati, mentre se ne va a bordo campo Ivan Castiglia. Eccolo qui, l'inquadratura di Claudio Costa gli rende ancor meglio l'idea dell'acquazzone stile Como, per chi se lo ricorda, nella nostra primissima cronaca diretta di quest'anno, Como che sarà ospite al Menti domenica prossima. Adesso Castiglia è pronto a rientrare, siamo 10 contro 10, l'arbitro dà l'ok adesso a Castiglia, pallone lungo per Tiribocchi che parte in posizione regolare, cerca di andarselo a prendere prima che termini in fallo laterale, guadagna la rimessa in gioco dopo il contrasto con Zanini. Giacomelli, Jadid al limite, ancora Jadid, fermato da Bracchi che fa ripartire il Pavia. Redaelli ancora per Manzoni che punta Camisa, Manzoni in azione solitaria, Camisa in tackle, Camisa poi splendido nel suo disimpegno, riesce ad evitare pericoli e allora riparte il Vicenza con Castiglia per Maritato, troppo lungo, ci sono 4 giocatori biancorossi in costante proiezione offensiva e il Pavia che prova a sbilanciarsi lascia davvero delle praterie. Adesso Castiglia può vedere Mustacchio liberissimo, lo serve con un pallone lungo, forse un po' troppo, chiusura di Tomi che riesce a superare Mustacchio, palla lunga di Tomi, Delia, Jadid all'indietro per Elasdi, Mustacchio, palla controllata da Redaelli, 40esimo minuto di gioco, Giacomelli prova ad andare a prendersela,
Il rilancio di Facchin che sbaglia completamente l'impatto con la sfera ed ha il fallo laterale al Vicenza. Intanto ci sono un paio di personaggi che non trovano niente di meglio da fare che prendersela con la panchina di Giovanni Lopez, non si capisce bene perché. Comunque, rimessa laterale per il Vicenza. Delia maritato all'indietro per Giacomelli, gestisce la sfera il Vicenza. Castiglia sbaglia il tocco, terreno veramente difficile, difficile se non impossibile. Delia calcia un pallone altissimo cercando Mustacchio. Manzoni con il tacco, ferma Jadid con classe e poi cede il pallone a Mustacchio. Bellissima giocata di Jadid. Mustacchio uno contro uno con Tomi, rientra sul sinistro, serve Tiribocchi, accompagna il pallone Tiribocchi, conclusione deviata da Sorbo direttamente tra le braccia del portiere. Attenzione perché il Vicenza adesso è un po' scoperto. Bracchi, pallone per il numero 18 De Vita, ancora Bracchi all'indietro su Tomi. Tomi a cercare Bracchi sul filo del fallo laterale, chiude Elasny e accompagna la sfera sul fondo. Si sbraccia Veronese, sono gli ultimi spiccioli di partita, 41-15, Vicenza 1 Pavia 0. Elasny tocca a Tiribocchi, rimessa laterale per il Vicenza. A giudizio dell'arbitro forse hanno ragione quelli del Pavia a lamentarsi, comunque il Vicenza guadagna ancora tempo e metri preziosi con Elasny che purtroppo non riesce a gestire bene la rimessa perché il pallone gli scivola tra le mani. Adesso l'allenatore del Pavia dice tutti in avanti, non c'è più nulla da perdere, tutta la squadra del Pavia ridotta in 10 uomini sta provando un'azione offensiva. Sbaglia tutto Redaelli, rimessa laterale per i biancorossi con Elasny, ovviamente con il risultato sull'1-0 non si può mai stare tranquilli. Maritato, Sorbo calcia lungo a cercare un compagno, Ravaglia in anticipo netto su Romero. Ravaglia a cercare Delia, c'è un nuovo cambio nelle file del Vicenza. Giacomelli, fino a quando il pallone andrà fuori il Vicenza effettuerà una nuova sostituzione, questa sì, per guadagnare altri secondi. Ed è pronto a entrare in campo Cinelli. Shadi dall'indietro per Camisa che va al lancio lungo senza perdersi troppo in fronzoli. Maritato subisce fallo, punizione per il Vicenza e cambio come vi avevo detto nelle fila dei biancorossi al 43esimo. Cinelli prende il posto, vediamo un po', magari di Jadid o forse di una punta, staremo a vedere. Non c'è la sostituzione ancora. Siamo di nuovo in diretta con Giacomelli e Tiribocchi. Tiribocchi che lascia sul posto Sorbo, ancora Tiribocchi. Tiribocchi mette al centro, riesce a metterci una pezza Reato e poi De Vita, pallone lungo, Manzoni che vince un rimpallo contro due avversari, ancora Manzoni alza la testa ma ci sono solo maglie biancorosse attorno e allora deve scaricare all'indietro dove c'è Zanini. All'indietro per Sorbo, Tomi chiude Marchiori e mette in fallo laterale, interviene addirittura Veronese a prendere il pallone. Eccolo il cambio, Cinelli per Tiribocchi al 44esimo minuto. Esce il tir con tutta la calma possibile, Tiribocchi che cede la fascia di capitano a Jadid e il quale la porterà a Camisa, credo. Eccolo lì, infatti la fascia va a Camisa. Esce Tiribocchi tra gli applausi del pubblico. E lascia il posto a Cinelli. Antonio Cinelli entra in campo per gli ultimi spiccioli della partita quando mancano 20 secondi al 90esimo. E il Pavia in avanti.
Attenzione a Bracchi, chiude Elasni. Elasni butta in fallo laterale. Inutili queste sofferenze finali con il Pavia in 10 uomini. Il Vicenza in vantaggio per 1-0. Il Pavia prova con la forza della disperazione di venire in avanti. Tomi, Bracchi all'indietro, cross di Sorbo, colpo di testa a liberare di Jadid. La palla è viva. Manzoni fuori gioco. Manzoni è in fuori gioco. 4 di recupero. 4 minuti di recupero. Siamo entrati in questo istante in fase di recupero. 4 minuti di recupero. Prima di riuscire a portare a casa 3 punti importantissimi e poi aspettare Almenti il Como. Ravaglia, colpo di testa in anticipo su Maritato da parte di Sorbo, resta a terra Maritato. Giacomelli lotta, Tomi di testa, Jadid, Castiglia gira, Tomi con il petto e forse anche con il braccio. Tomi vede lo scatto di Romero, con il petto Romero in area di rigore, attenzione Romero in area, Bracchi, conclusione alta sopra la traversa, conclusione alta di Bracchi. Perché soffrire così? E Vicenza davvero non vuole far mancare nulla ai propri tifosi, non è riuscito a chiudere prima questa partita e adesso in pieno recupero Bracchi dall'interno dell'area di rigore, eccolo qui, colpisce troppo con l'esterno, sarebbe stata una beffa atroce, ma la partita è ancora viva. Castiglia, Mustacchio, c'è il fallo di Redaelli, ammonizione di Redaelli per il fallo su Castiglia. Ammonito Redaelli per il fallo su Castiglia, è al di là della ammonizione che conta veramente nulla per il Vicenza, conta invece che stanno passando i secondi e se ne sono andati già 2 dei 4 minuti di recupero assegnati all'arbitro. Marchiori, Camisa, lancio lungo di Camisa, di testa va Zanini, De Vita, Bracchi all'indietro per Zanini, palla lunga per lo scatto di Romero controllato da Marchiori. Marchiori in teca, l'ultima carambola è su Romero e Marchiori che adesso non ce la fa più, probabilmente crampi per lui, e riesce con questa giocata ad impedire a Romero di rendersi pericoloso e a guadagnare addirittura la rimessa laterale. Bravo Marchiori, c'è crampi per il numero 5. Vicenza ha ancora un cambio a disposizione e allora entra Nicolas Gianni per Marchiori. Gianni prende il posto di Marchiori, Marchiori va a stringere la mano all'arbitro. Partita senza sbavature per Marchiori, aveva un avversario di pari stazza fisica, ovvero Romero. Nicolò Romero oggi non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso. Marchiori che si è alternato con Camisa nel controllare il lungagnone del Pavia. Entra in campo Gianni allora per questi ultimi spiccioli di gara. Parte il contropiede del Vicenza, fermato fallosamente Maritato con un calcio di punizione. Siamo entrati negli ultimi 30 secondi di gioco. Il Vicenza sta per arrivare alla sua seconda vittoria consecutiva dopo quella con il San Marino. Arriva quella con il Pavia, ma quello che conta anche è la classifica, che ovviamente si fa sempre più sorridente per i biancorossi, che adesso arrivano a 25 punti e con i risultati che stanno maturando negli altri campi raggiunge la Cremonese al quinto posto e il Savona sta sbancando Bergamo contro l'Albino Leffe. E comunque l'Entella va a quota 34, ancora sullo 0-0. Provercelli vince, il Savona vince, ma c'è da dire, Venezia perde, quindi si recuperano punti importanti sui veneziani. È finita da 20 secondi, ma l'arbitro deve recuperare per il cambio, quindi si giocherà ancora per qualche secondo. L'arbitro dice che bisogna ancora
recuperare forse addirittura un minuto. Tocca a Cinelli in avanti per Giacomelli, si aspetta solo il fischio finale, l'arbitro mette il fischietto alla bocca, è finita. Il Vicenza sbanca, il Pietro Fortunati vince a Pavia, 3 punti d'oro, sale a quota 25. Lopez non degna di uno sguardo e fa molto bene. I tifosi del Pavia che si assiepano dietro alla panchina, se ne vanno tutti biancorossi al centro del campo a festeggiare come di consueto. Quando il Vicenza vince c'è questo cerchio che si stringe di tutti i giocatori biancorossi. Vince il Vicenza Pavia, vince per 1-0 grazie al gol di Giacomo Tulli. Noi restiamo ancora per un po' con queste immagini, con questo cerchio, eccolo qui. È un Vicenza che ci crede, che vuole scalare le posizioni di classifica. Lentella è lontano, ma chissà, ci crede la squadra e ci credono anche questi, i tifosi arrivati fino a qua. Credo ci sperino tanto anche tutti i telespettatori di TVA che si sono goduti questa vittoria del Vicenza in diretta. L'appuntamento è al Menti per Vicenza Como domenica prossima. Grazie a tutti dell'ascolto, da Francesco Formaggio un arrivederci con le prossime cronache del Vicenza Calcio, sempre ovviamente su TVA Vicenza.